po' di liquido ci voleva, perché a Catania fa caldo, c'è un sole bellissimo e c'è gente squisita come Alfio Petrullo. Vieni qui, Alfio, buongiorno. E risaluta gli amici di BenninTV.it che non... Sono bravissimi, preparatissimi, in forma. Certo, ho conosciuto ieri il fratello di Fabio Russo, mi sembrava un po'... Gemello? Gemello, sì, era un po' così, un po' marinaro. Era più casual. Era più casual, sì, sono d'accordo. Un po' meno ingessato di oggi. Sì, sono d'accordo. E allora, Alfio Petrullo è il titolare della Benning Service. Tu sei concessionario per la N&W per la Sicilia, ma non sei solo il concessionario di N&W. No, ovviamente noi, diciamo, siamo partiti con la concessione Necta, di cui ci facciamo pregio. Siamo partiti dalla Sicilia, sia orientale sostanzialmente, però poi abbiamo avuto una partnership con Covim, per cui li rappresentiamo per tutta l'isola, e quindi il connubio tra un distributore di fascia importante, leader, più un prodotto che va bene, riconosciuto per la sua qualità, la sua stabilità, eccetera, diciamo, ha fatto un bel matrimonio. Ovviamente nella libertà poi per chi compra da un distributore di metterci i prodotti che vuole, questo, certo. Noi teniamo distinte le cose, diciamo, in maniera abbastanza chiara, ci teniamo. Poi sicuramente il nostro know-how si è arricchito con, specializzandoci in sistemi di pagamento, l'Oreca, piuttosto che le aree di ristoro, i negozi H24, i servizi per la GDO, diciamo che abbiamo cominciato a pensare un po' più avanti, puntando moltissimo sulla qualità del servizio, no? Un momento del mercato impoverito al massimo, noi riteniamo che non è il prezzo l'unica variabile che deve determinare la scelta di una macchina piuttosto che un'altra, ma va visto quindi il prevendita, la vendita, ma anche il post vendita, cioè cosa poi effettivamente succede. Noi ci teniamo molto sul territorio, siamo molto presenti, abbiamo la sede principale qui, abbiamo anche un'agenzia a Palermo, dico, proprio per essere più presenti e radicati nel territorio, insomma, per lasciare il più soddisfatto possibile i clienti. Alfio, voi avete distribuito i marchi che andate a proporre ai vostri clienti su più facciate dello stand. Da una parte, ecco, facciamo un velocissimo focus, perché poi nel frattempo gli amici di BenninTV.it avranno la possibilità di vedere le interviste realizzate ai vari responsabili della Pytech, di Ingegni, di Covim, di Zerika e di Bebe. Di Benning Store, e quindi facciamo proprio una velocissima panoramica. Sì, vabbè, ovviamente lo stand di N&W e Covim sono i due pilastri portanti, tutto lo stand poi è pieno di N&W, ma anche le macchine sono ricche di Covim, per così dire. E dal punto di vista dei sistemi di pagamento abbiamo anche questa collaborazione con Pytech, siamo il loro centro di assistenza tecnica, è importantissimo per la Sicilia, quindi diciamo, oltre ad avere un prodotto che è rinato da una serie di problemi che nel passato hanno coinvolto questa azienda, diciamo, il prodotto adesso è stabile, funziona. Vecchia fagge, sì, diciamo. E effettivamente sta dando delle belle soddisfazioni, lascia anche il cliente finale abbastanza soddisfatto. E, dico, quindi di Covim e di Necta, diciamo, abbiamo, cioè, dite tutto voi, quindi dico, ho ben poco da dire. Abbiamo la fortuna di rappresentare questi due marchi leader, e siamo quindi a un ottimo livello qualitativo. Se la macchina eroga bene il prodotto, lo fa ancora meglio. Se il prodotto che ci metti dentro è un prodotto stabile, pulito, allora dico, ecco, che Necta più Covim, ripeto, per noi sono stata una ricetta vincente, riconosciuta poi dal mercato, perché noi potremmo dire quello che vuoi, però quello che conta è il risultato finale. E quindi, poi c'è Ingegni, che questa novità che dobbiamo far capire veramente al mondo del vending, ci andiamo a coprire una fascia di utenza che col distributore automatico io non sono in grado di assistere, perché mi costa troppo il distributore automatico, il mio conto economico non porta mai, cioè non guadagno, pago solo il distributore automatico. E quindi quell'utenza che magari è mal servita con una semplicissima macchina OCS, quindi senza possibilità di bevande, senza possibilità di uno snack, quello che sia, noi l'abbiamo insieme ad Ingegni e anche insieme a Baltimore ripensata con una postazione che io chiamo un mini vending, per così dire. È un distributore che diventa semi automatico, gli diamo dalla bevanda fredda. Ingegni ha fatto questa simpaticissima macchina
che veramente in pochissimo spazio ti dà la possibilità di avere bevande, non devi stipare casse e casse, non devi trasportare casse e casse di prodotto, ma queste capsule intelligentissime, diciamo, in accordo anche con San Benedetto, danno veramente un prodotto eccellente, no? Quindi andiamo a risolvere con un prezzo sicuramente per il gestore che deve fare l'investimento molto più basso. E ne parleremo con William Giannelli. E poi ancora con la Zerica. Ecco, beh, dico Zerica, dico qui non sono io a parlare di loro, dico sono un'azienda storica che si è sempre occupato di trattamento dell'acqua, diciamo l'inventore della colonnina, via. La famosa Zerilli, no, per così dire, dico, quindi loro hanno queste colonnine molto utili, molto semplici, molto gradevoli, collegate alla rete idrica, che rappresentano un bel risparmio di fatica e anche di costo per il gestore, e quindi no, non si potranno mettere dappertutto, ma dove si mettono il gestore veramente guadagna di più sicuramente. Ecco, dico, senza voler togliere nulla agli amici dei boccioni, diciamo, è un servizio diverso, questo si affianca, alleggerisce un po' il gestore di costi di gestione, forse gli dà anche un pochino più di margine. E infine Vending Store. Ecco, Vendistore, dico, questa è già da qualche anno un'attività alla quale noi ci siamo dedicati, è un lavoro diverso, non è il solito lavoro del vending. Qui devi andare a capire insieme al cliente quali sono le esigenze. Tutti vorrebbero fare il negozio, però il negozio non funziona bene sempre dappertutto. Quindi noi invitiamo sempre chi è interessato al prodotto a fare uno studio attento delle esigenze del cliente finale, quale potrebbero essere la postazione eccetera, dico, perché attenzione, perché non è che porta sempre dappertutto. Devo dire che l'esperienza dei negozi che abbiamo fatto, e sono svariati e di vario tipo, ha dato dei risultati soddisfacenti per chi li ha fatti. Ecco, cioè, bisogna capire che non è che ci si può aspettare chissà quali rendimenti, però se io riesco a portarmi a casa l'ammortamento della mia rata del leasing operativo, del leasing tradizionale che sia, i costi di gestione, e mi porto a casa dei soldini, non mi posso lamentare, no? Dico, direi che non mi posso lamentare. Dico, se io spero di ricavare un negozio, non so, 5-6 mila euro al mese di margine netto, me lo devo togliere dalla testa, perché questo magari può succedere in una postazione particolare, no? Ma quelle sono poche postazioni. Nella media, diciamo che il cliente può rimanere soddisfatto. Certo, lo sfortunato può aver sbagliato. Allora, se il cliente è un gestore, il rischio è assolutamente limitato, perché le nostre strutture sono delle strutture modulari che tu puoi comunque smontare e mettere da qualsiasi altra parte, le puoi trasformare in strutture solamente antivandali, che non avrai più il negozio. I distributori, io gestore, posso andarle a mettere dove voglio, quindi il rischio per il gestore di fare il negozio è un rischio assolutamente limitato. Comunque il negozio è un'operazione che richiede un conto economico attento, una conoscenza del posto, delle esigenze del mercato. Ce lo faremo spiegare dall'architetto Pino Palladino tra pochissimo, appena avremo terminato con te, se naturalmente sarà libero da clienti, perché ho visto che è continuamente impegnato. Alfio, grazie. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie, noi nel frattempo abbiamo visto che hanno apparecchiato la tavola qui dietro con un po' di aperitivo, un po' di aranciato, un po' di ananas, insomma qui fa caldo. Viene sempre più gente, fortunatamente, in questa seconda giornata dedicata all'esposizione di Catania, una biennale che poi il prossimo anno dovrebbe essere un po' meno vicina in termini di data rispetto alla manifestazione Venditalia 2016. E allora Alfio Petrullo della Vending Service vi saluta. Saluti a tutti, buon lavoro, grazie di averci ascoltato. Comprate i nostri prodotti. Naturalmente. Come diceva una volta Sofia Loren, a Cattatavillo. Ecco. Sì. Ottimo, grazie. Grazie Alfio, sempre simpaticissimo. Io nel frattempo approfitto per bere qualcosina, visto che, come dicevo prima, fa davvero gratis, tanto caldo. Gratis, qui, gratis, grazie, molto gentile. E nel frattempo, dopo aver bevuto, riprendiamo le interviste per mostrarvi e documentarvi tutto ciò che viene presentata in questa esposizione siciliana Expo Vending Sud 2015 qui a Catania. Fabio Russo continua.